Allora, naturalmente ringrazio le personalità che mi hanno preceduto e la cui presenza onora tutti noi. Dico in bocca al lupo a Michele, e questo è un augurio che naturalmente estendo al signor Bruno Rassin. L'Associazione Dante Alighieri è una cosa preziosa per noi, ma per tutti, perché non solo promuove la lingua e la cultura italiana, ma perché avvicina i popoli e promuove una conoscenza che va al di là dei cliché. Ed è questa una cosa insomma importante, ne abbiamo bisogno, eh? ne abbiamo bisogno. Allora, se non siete stremati, vediamo di dire qualcosa su Dante. E riprendiamo questa nostra esplorazione dell'inferno che abbiamo Iniziato alcuni anni or sono. Abbiamo fatto un po' come i gamberi. Siamo partiti dalla fine con il canto 33 che è il penultimo dell'inferno: dove abbiamo incontrato il conte Ugolino imprigionato nel ghiaccio che stritola, dove consuma la sua vendetta contro il nemico che aveva condannato lui, traditor tradito a morire di fame con i suoi figli. Poi siamo risaliti nel canto dei fraudolenti, degli imbroglioni, orditori di frodi, dove domina la figura di Ulisse, che il nostro grande critico Francesco De Santis ha definito una piramide in mezzo al fango. L'eroe omerico che con la sua astuzia e i suoi inganni è riuscito a conquistare Troia, e che Dante invece trasforma, descrivendo il suo ultimo viaggio, nell'eroe assoluto della scoperta e della conoscenza. Un amore per il sapere, una passione per il sapere così eccessivo che finisce però per portarlo all'autodistruzione. E questa sera arriviamo praticamente all'inizio con il canto quinto, dove troviamo i lussuriosi coloro che non sono riusciti a frenare le loro passioni forse esagerate anche quando il buon senso l'avrebbe richiesto, coloro che insomma hanno sottomesso la ragione ai sensi. E con questo canto Torniamo alla storia vera, alla cronaca, perché parliamo di un fatto di sangue che era avvenuto nel 1285, quando Dante aveva esattamente 20 anni e che aveva destato molto clamore perché aveva coinvolto due famiglie importanti dell'Italia di allora, i Novello da Polenta di Ravenna e i padroni di Rimini, Verrucchio, i Malatesta. Prima però di passare alla lettura dei versi, vorrei soffermarmi un attimo sul contesto in cui Dante si muove. Come sapete, Dante racconta di essersi smarrito in un momento travagliato della sua vita, in una selva oscura e intricata da cui non riesce a uscire. E mentre è alle prese, con degli animali feroci che stanno per aggredirlo, viene in suo soccorso l'ombra di un lontano passato. È Virgilio, il grande scrittore latino, autore dell'Eneide e anche coscienza morale della Roma antica, il quale propone a Dante un itinerario di salvezza veramente impegnativo e sconvolgente, un itinerario che passa dal regno dei morti. Dante, che al momento non vede alternative, accetta e si mettono in cammino verso la porta dell'inferno. È il giorno di venerdì santo dell'anno 1300. E la giornata trascorre con questi vari eventi. Il sole inizia a tramontare. Ora, se l'alba porta con sé speranza, fiducia in se stessi, ottimismo, il calare delle tenebre, soprattutto per un cuore già stanco e affaticato, portano nuove ansie, dubbi paure, Dante si sente di nuovo smarrito e rende il suo stato d'animo con una bella similitudine. Il giorno se ne andava e l'aer bruno toglieva agli animali che sono in terra dalle fatiche loro e io solo, uno, mi apparecchiava a sostenere la guerra. Praticamente, mentre alla sera tutti gli esseri viventi, animai vuol dire qualcuno con un'anima, cessano le loro fatiche e cercano conforto nella loro casa, io incominciavo una cosa terrificante, mai nessuno forse mortale era stato all'inferno, a me toccava questa battaglia. A un certo momento l'ansia diventa angoscia, non ce la fa più, si ferma e dice a Virgilio, non mi sento all'altezza, non ce la faccio. E Virgilio gli risponde più o meno con queste parole, guarda che io non sono passato per caso in quella radura vicino alla selva, una donna bellissima di nome Beatrice è scesa dal cielo, per dirmi che un amico al quale era molto affezionata si trovava in grave pericolo e di correre in tuo aiuto. Io così ho fatto. Dante, nel sentire quel nome, Beatrice, la donna lungamente amata, anche se tutto quell'amore si era limitato a un cenno di saluto, si sente rinascere, si sente rinvigorire pensa che questa donna in qualche modo veglia su di lui dall'alto e, e riversa su di lui un raggio di protezione, per cui adesso il suo stato d'animo muta e si sente come i fiorellini che nella notte sono appassiti per il gelo e il sole dell'indomani fa rialzare dritti e aperti in loro stelo. E continua Dante. Tanto nuovo ardir al cor mi corse, ch'i cominciai come persona franca, cioè affrancata dalla paura, o pietosa colei che mi soccorse. I due pellegrini riprendono dunque il cammino e arrivano a una grotta. Sul culmine della grotta ci sono incisi dei versi. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, che si concludono con il terrificante lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante capisce che quella è la porta dell'inferno, il sipario aperto sul dramma dell'eterna dannazione. Entra e la prima cosa con cui viene a contatto è il buio la notte senza stelle dell'inferno, non vede quasi niente e sente dei lamenti, non capisce, chiede e Virgilio gli risponde, questa è l'anticamera dell'inferno, c'è una moltitudine di persone, sono gli ignavi, delle persone indifferenti, che in vita non hanno mai avuto un ideale. Una morale, che hanno sempre aspettato di vedere come andavano le cose per sapere da che parte stare, che non si, che non si sono assunte le proprie responsabilità, dei vili, eh? dell'ash. E conclude Virginio con un tono tranchant: queste persone non sono nessuno. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E così i due continuano, attraversano il fiume Acheronte, chiaramente una citazione virgiliana, oltrepassano poi il limbo dove ci sono le anime delle persone oneste e non battezzate, dove Dante incontrerà i grandi geni dell'antichità e finalmente arrivano nel secondo cerchio. I cerchi sono degli enormi anelli concentrici che si trovano lungo le pareti della voragine dell'inferno, così come ce lo rappresenta la fantasia del grande poeta. Sono le stazioni di un uomo. Umanità dolente e condannata, e più si scende, più i supplizi e le sofferenze aumentano. Essendo questo abisso dell'inferno a forma di cono, è chiaro che i cerchi sottostanti sono sempre un po'. Più piccoli rispetto a quelli di sopra, eh? e questo spiega praticamente il primo, i primi versi del canto quinto. Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo, che men luogo cinghia, cioè che è una circonferenza leggermente inferiore, pur se rimane gigantesco e tanto più dolor che punge a guaio. Quindi Qui incomincia praticamente l'inferno vero e proprio. È un cerchio un po' più piccolo ma che ospita più sofferenza. E infatti qui Dante sentirà lamenti e pianti, che punge a guaio, dolore che spinge al la, lamento, a guaire, a lamentarsi. Stavvi minos, orribilmente, eringhia. Esamina le colpe nell'entrata, nell giudica e manda secondo Cavinghia. Minosse, personaggio mitologico importante, eh, dato un nome anche a un'arte, l'arte minoica, re di Creta, che qui conserva il ruolo di giudice, ritenuto una persona molto saggia, e lui che quindi ha il compito di destinare le anime dei peccatori nel cerchio più appropriato e lo fa in un modo molto curioso ha una coda lunghissima con la quale si cinge tanti numeri di coda corrispondono praticamente al numero del cerchio dove l'anima deve recarsi Dante chiarisce il concetto nella terzina seguente dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa penso che si capisca quindi si attorciglia la sua coda intorno a lui quanti cerchi il destinatario deve andare. Dante utilizza di frequente questi pers personaggi mitologici. Prima c'era Caronte il traghettatore dell'inferno, più in giù troveremo Cerbero, le arpie, i giganti, i centauri, eccetera. E li trasforma in demoni al servizio del Dio cristiano, quasi sempre come guardiani di un cerchio. Ora, nonostante questo particolare e un po' grottesco della coda, direi, che il personaggio di Minosse conserva un rilievo statuario che ricorda la dignità del suo antico ruolo. Se c'era qualcuno di grottesco a casa di Minosse non era lui, era la moglie che si era invaghita di un toro. Era riuscita ad accoppiarsi, aveva generato quel Minotauro, che è stata un po' la disperazione di Minosse, perché aveva dovuto far costruire dall'architetto Dedalo un palazzo complicatissimo da cui quel Minotauro non riuscisse ad uscire, il labirinto. Continuiamo, sempre dinanzi a lui ne stanno molte, quindi c'è la fila delle anime perché chiaramente vanno a vicenda ciascuna a giudizio, dicono, odono e poi sono giù volte. Quindi ci sono sempre molte anime davanti a lui, si confessano perché è il loro dovere, devono esprimere soprattutto qual è il loro peccato più grave e da quello dipende il cerchio al quale sono destinati. E sono giù volte, sono trascinate giù. A questo punto Minosse si accorge che Dante è ancora vivo e fa il suo lavoro. Gli dice guarda che tu qui non puoi entrare, non è il tuo porto, non venire a scompaginare le regole. O tu che vieni al doloroso aspizio, gridò Minosse a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto offizio Quindi quando mi vide disse, tu che vieni in questo luogo di dolore. Gridò a me, lasciando quel suo compito importante e delicato, guarda come entri e di cui tu ti fidi. Stai ben attento a dove vai anche della persona di cui sembra che tu abbia fiducia. Perché è molto facile entrare, magari è uscire che non esci più. Guarda come entri e di cui tu ti fidi, non ti inganni. L'ampiezza dell'entrare, forse una citazione evangelica, larga è la strada che porta alla perdizione. E qui interviene Virgilio, anche lui con tono che non ammette repliche, è il duca mio a lui, perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare, è una cosa voluta dall'alto, non intervenire tu, perché è stato deciso questo viaggio lassù dove ciò che si vuole si può vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare e quindi non chiedere più niente è un verso che è rimasto proverbiale in Italia vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare ora cominciano le dolenti note a farmisi sentire e qui incomincia una musica poco gradevole or son venuto là Ove molto pianto mi percuote. Forse gli occhi di Dante incominciano ad abituarsi a questa penombra, ma è ancora il buio a dominare, perché eh, anche qui è un approccio più uditivo che visivo. Ho sentito piangere, ho sentito dei pianti, venni in luogo d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. Quindi sono arrivato in quel luogo, senza luce, in cui c'erano pianti e lamenti e c'era un rumore di fondo, come quando il mare in tempesta è tormentato da venti che provengono da direzioni diverse. La bufera infernal che mai non resta. Mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. E questo vento forte, questa bufera infernale che non si ferma mai, che mai non resta, porta con sé gli spiriti, li trascina, li porta di qua e di là e queste anime non si possono opporre, sono obbligati a seguire questo vento voltando e percotendo gli molesta è un vento fastidioso che molesta queste anime, li porta di su di giù, vanno a sbatterle le une contro le altre e quando giungono davanti alla ruina quivi le strida il compianto il lamento bestemmian quivi la virtù divina e quando arrivano in un luogo dove c'è una frana forse causata dal terremoto del giorno in cui morì Gesù Cristo, accentuano la loro pena e prorompono in urla, in grida e bestemmiano. E Dante capisce che a questo tormento sono condannati quello che in vita si sono fatti trasportare troppo dal vento delle passioni. C'è sempre quindi, eh, nei vari cerchi, un rapporto logico, fisico e morale fra la colpa commessa e la punizione. Questi peccatori che si sono fatti trascinare senza saper opporre una ragione o resistenza dal vento delle passioni, qui sono portati da questa bufera infernale. Intesi. Che ha si fatto tormento enno dannati i peccatori carnali che la ragion sottomettono, lui dice sommettono al talento. Tolento sta per desiderio al talento. E qui il poeta fa un paragone: <ride> queste anime sono portate dal vento e si muovono con rapidità e tutto assieme: come fanno? Nel freddo tempo, cioè d'inverno, gli storni, gli storni sono les tourneaux, eh? gli uccelli che volano tutti assieme facendo una specie di nuvola che questo vento sposta di qua e di là. E come gli stornei ne portano l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, tutti assieme, tutti raccolti, così quel fiato, gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. E quindi così come il vento porta questi storni, così qui questo vento porta le anime dei dannati in tutte le direzioni e nulla speranza li conforta mai. Non possono sperare in una seconda morte, in un annullamento della pena, per loro la situazione è quella e non cambierà più. Quello è il loro destino. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa né di minor pena. A questo punto, l'attenzione di Dante è attirata da un'altra serie di spiriti che si muovono in modo diverso, non tutte assieme come in un groviglio, ma una dietro l'altro in fila, facendo una specie di riga nel cielo, come le gru. E come i gru van cantando l'orlai, cioè come le gru volano facendo il loro verso caratteristico facendo in aere di sé lunga riga, tracciando una riga dritta nel cielo, così vidi venir, traendo guai, così vidi venir, eh, lamentandosi anche loro, delle ombre portate da questa bufera. Per cui io ho detto, maestro, chi sono quelle genti che Laura Nera si castiga? Chi sono queste genti che quest'aria nera punisce in un modo diverso? E qui Virgilio incomincia l'elenco di queste donne famose e cavalieri che hanno riempito eh, le leggende e i libri dell'antichità e anche del Medioevo, poi. La prima di coloro di cui novelle tu vuoi sapere rispose quelli a Lotta, fu imperatrice di molte favelle. La prima persona che hai visto, quella donna, è chiaro che qui, siccome queste anime non sono più tutte assieme, ma sono una dopo l'altra, possono anche essere riconosciute, perché nell'inferno di Dante, anche nel purgatorio, i vivi... Hanno l'aspetto che poi si ritrovano anche quando sono defunti all'inferno dalle altre parti, quindi conservano il loro aspetto. Dante non li conosce perché è insomma è ancora giovane, però Virgilio le conosce, per cui risponde: gli dice: ecco, la prima di quelle persone di cui tu vuoi sapere, fu imperatrice di molte favelle, cioè regnò su molti popoli che parlavano lingue diverse di molte favelle. A vizio di lussuria fu sirotta che Libido, Felicito in sua legge, per torre il biasmo in cui era condotta. Fu una persona così corrotta, così lussuriosa, così depravata nei suoi comportamenti, che per non essere criticata dai suoi sudditi, che gli rimproveravano anche l'incesto nei confronti del figlio, fece una legge in cui dichiarò che era lecito anche ai sudditi comportarsi in questo modo, per cui libido felicito in sua legge. Ecco, noi non sappiamo se Babilonia diventò una specie di gigantesco lunapark sessuale. Così c'è la tramanda uno scrittore latino del Cinquecento, Orosio, da cui Dante desume queste notizie. E questa semiramide era la regina d'Assiria che assieme al marito Nino conquistò varie terre dalla Persia all'Armenia, poi morto il marito, regnò da sola sul trono e fu poi uccisa proprio da uno dei suoi figli. Quindi non sappiamo appunto se questo corrisponde a, a verità. Tra l'altro Rossini ha dedicato un'opera questa questo semirabile, ma insomma non è proprio così spregiudicata. Sappiamo però che l'abitudine di fare delle leggi ad persona è continuata anche dopo. Eh? E noi abbiamo, mi viene in mente così, <ride> un primo ministro italiano che... Ah, non moltissimi anni fa, essendo accusato di falso in bilancio, ha fatto votare dalla sua maggioranza una legge che decretava che il falso in bilancio non era un reato. E voilà! Quindi, insomma, va bene. E L. Miramis che succedette a Nino, e fu sua sposa, tenne le terre, che il Soldan corregge quelle terre. Che in passato furono governate da semiramide, ora è il sultano che le governa, tenne le terre che il soldan corregge. L'altra, la donna dopo, è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Anche questa è una citazione virgiliana, la povera Didone. Questa è una storia molto triste. Didone, regina di Cartagine, eh, aveva un marito Sicheo di cui era molto innamorata, il marito muore, e lei davanti alla tomba giura che mai più si accoppierà con un altro uomo, e poi, in questi miti antichi, il destino è veramente la macina infernale, come dice Cocteau, arriva Enea. Guerriero splendido, figlio di Venere, non poteva che essere bellissimo, coraggioso. E naturalmente fra i due scoppia l'amore. Didone vorrebbe che rimanesse lì, ma Enea ha una missione importante da compiere, deve venire in Italia, deve creare le premesse per la fondazione di Roma e quindi dopo un po' la lascia e la povera Didone da sola una seconda volta. Dà fuoco al suo palazzo e si uccide. Quindi l'altra è colei che s'ancise, uccise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras, lussuriosa. Poi c'è Cleopatra. Cleopatra sappiamo, aveva sposato un suo parente Tolomeo, dopodiché è stata l'amante di Giulio Cesare, cui ha dato un figlio, e poi quella di. Marco Antonio, ricordiamo tutti Richard Barton, Elizabeth Taylor eh? e, e anche lei dopo che Ottaviano Augusto vince su Antonio si dà la morte con una vipera, eh? Cleopatras lussuriosa, Elena Vedi per cui tanto reo tempo si volse, certamente Elena è stata quella che ha causato più guai, perché ha abbandonato il marito Menelao per andare dietro a Paride che l'ha portata a Troia, solo che di lì poi è scoppiata una guerra che durò dieci anni e produsse un'infinità di morti, una carneficina per cui tanto reo tempo si volse, quindi a causa della quale ci fu dopo un tempo veramente terrificante. E vedi il grande Achille che con amore... Al fine combatteo. Achille era il guerriero più bravo fra i greci, però aveva avuto un dissidio con Agamennone e non voleva più combattere. Poi uccidono il suo amico, Patroco riprende a combattere, ma si innamora della figlia di Priamo, figlia del nemico, per cui è facile per i troiani, per Paride, attirarlo in un tranello e ucciderlo, colpendolo in quell'unico punto in cui non era invulnerabile, e così anche Achille finisce lì. Vedi Paris, vedi Paride, altro eroe di quell'epopea, e poi troviamo un nome che non ci aspetteremmo insolito: Tristano, il che significa che Dante conosceva anche la letteratura eh, della, della Languedoc, del ciclo bretone, oltre a conoscere molto bene la Languedoc. Perché lui nel purgatorio fa addirittura delle, delle terzine, usando la lingua occitana. Quindi conosce anche Tristano. E Tristano ha una storia che poi è un po' parallela, se vogliamo, sia a quella di Lancillotto che a quella di Paolo e Francesca. E continua Virgilio: E più di mille ombre mostrommi, e nominommi a dito, quindi mi indico, camor di nostra vita di partille che l'amore, per le quali l'amore fu causa di morte. Ecco quindi la differenza fra i primi dannati di questo cerchio che si muovono come gli storni e questi secondi che si muovono come le gru. I secondi sono tutti morti di morte violenta, o uccisi o suicidi a causa di un amore. Poscia che io ebbi, il mio dottore udito, nomar le dame antiche e i cavalieri, pietà mi vinse e fui quasi smarrito. Quando ho sentito la mia guida nominare tutte quelle donne bellissime, straordinarie, che hanno riempito le leggende e le storie che ho letto mi sono quasi sentito male, dico, ma sono tutte qua le persone interessanti. Eh, pietà mi vinse e fui quasi smarrito e cominciai poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia al vento esser leggeri l'attenzione di Dante è colpita da due persone che invece di essere una dopo l'altra sono abbracciate e allora dice parlerei volentieri con quei due che insieme vanno e sembrano più leggeri degli altri in questo vento che li trascina. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi. E tu allora li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Gli dice Virgilio: Aspetta un attimo, quando il vento li porta più vicino a noi e ci passano di fianco, tu allora li chiami e loro. In nome di quell'amore che li lega e li porta, verranno qui. Si tosto come il vento a noi li piega, morsi la voce. Quindi appena il vento li porta lì, io allora ho parlato e ho detto, o oh anime affannate, venite a noi parlare, saltri non niega. Quindi o oh anime tormentate, Venite a parlare con noi se nessuno lo proibisce. E qui comincia una serie di versi che sono fra i più belli, non solo della commedia, la commedia che poi Boccaccio definirà divina, ma addirittura della letteratura italiana. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido? Venion per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ovedido, venendo a noi per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Quindi prima abbiamo visto gli storni, poi le gru e ora il paragone fatto con le colombe, due dolci colombe che volano senza nemmeno muovere le ali, portate verso il loro nido dall'amore, dal desiderio e dalla volontà. Quindi uscirono dal gruppo dove c'era Didone e vennero vicino a noi, attraverso quell'aria malefica, perché il mio richiamo fu forte e chiaro. E qui parla la donna. E di nuovo troviamo questa parola a cui ho accennato prima, animal, che sta per uomo, essere vivente, o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aer perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Quindi tu, persona dolce, generosa, che vai visitando noi che abbiamo tinto il mondo di sangue, perché... Siamo stati o vittime o cause di, di omicidi, noi che abbiamo tinto il mondo di sangue, aer perso non vuol dire perduto, vuol dire persiano, cioè di color nero, di color scuro. Se fosse amico il Re dell'universo, quindi se Dio ci fosse più amico, purtroppo non è così, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché è pietà. Del nostro mal perverso. Lo pregheremmo per la tua serenità, visto che noi ti facciamo pena, che tu hai pietà di questo nostro male che ci colpisce. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, fin quando il vento, come fa, si tace. Siccome questo viaggio è voluto dall'Onnipotente dall si direbbe, anche il vento ubbidisce, mentre i due dannati escono dalla bufera. Per loro, almeno in quegli istanti, il vento si calma, si possono fermare e parlano con Dante. E Francesca dice: quello che vorrai udire o che mi vorrai dire, noi saremo felici di udire e di parlare con voi mentre il vento. In questo momento se ne sta fermo. Siede la terra dove nata fui sulla marina, ove il Po discende per aver pace coi parenti suoi. La terra dove sono nata è adagiata sulla riva del mare, là dove il Po, assieme ai suoi offluenti trova la pace confluendo nel grande mare. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. E l'amore che facilmente si aggrappa e prende i cuori romanticamente fragili, quelli nobili, quelli disponibili alle belle cose, ha preso costui del bel corpo che mi è stato tolto in un modo che ancora oggi mi offende. Amor canullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi, ancor non m'abbandona. E l'amore, che non tollera, che una persona giustamente amata. Non riami, è un verso abbastanza complicato da tradurre letteralmente. Mi sembra che la traduzione più appropriata l'abbia data Umberto Giordano nella sua opera Fedora, con un'aria celeberrima, Amor ti vieta di non amar. Amor ti vieta di non amare, quindi, insomma, una persona amata con gentilezza non può non ricambiare l'amore. Ebbene, questo amore ha preso me per il bel sembiante, eh, il piacere, il viso praticamente. Mi prese del costui piacersi forte, io sono stra, stata tratta da lui eh, in un modo così forte che, come vedi, ancora non mi abbandona, che come vedi, ancora sono abbracciata con lui. Amor condusse noi a una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Quindi, l'amore però, questo amore così bello, così travolgente. Ha portato tutti e due noi alla morte e Caina, il posto più profondo dell'inferno dove ci sono i traditori dei fratelli, attende il nostro assassino. Queste parole da loro ci furporte, ecco quello che ci dissero, anche se parla solo lei praticamente. Quando intesi quelle anime offense, chinai il viso e il tennit tanto basso che il poeta disse che pense per cui questo che Francesca gli racconta lo fa star male eh, per cui sta lì un po' di tempo a capochino a meditare dico ma com'è possibile una cosa così e a un certo punto Virgilio gli dice ma cosa pensi quando risposi cominciai, oh lasso, oh lasso, elas eh? quanti dolci pensieri, quanto disio, meno costoro al doloroso passo, che è inutile tradurre, penso che capiscono tutti. Eh? Poi, rivolto a loro, parla io, dopodiché parlai direttamente. Francesca i tuoi martiri a lacrimarmi fanno triste e pio, quindi sono veramente dispiaciuto per quello che ti è capitato, per la tua sorte dolorosa, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri, ma come avete fatto a capire di essere l'uno innamorata dell'altro. Come avete fatto a capire che quel sentimento era comune e come ha fatto quel dolce sentimento a trasformarsi in colpa? Allora, qui dobbiamo raccontare un pochino la storia. Eh, queste due importanti signorie praticamente che c'erano vicine, i Malatesta e i D'Apolenta. Avevano sovente degli attriti e come capitava, e capitò anche nei secoli seguenti, un matrimonio avrebbe dovuto mettere pace fra le due famiglie, per cui la bella Francesca, che era di Ravenna, figlia di Guido Novello. Ravenna tra l'altro ospiterà poi Dante nell'ultima parte della sua vita. Fu data in sposa a Gianciotto Malatesta. Boccaccio racconta questo episodio romanzandolo, non sappiamo se è vero, e le cronache, lì i potenti dovevano aver detto ai cronisti lasciate perdere questa storia, meglio che non la rendiate così. Però i commentatori della Divina Commedia tutti sono intervenuti, da Boccaccio a Benvenuto da Imola, e raccontano con vari dettagli, non sempre allo stesso modo, la vicenda. Il romanzo eh, Boccaccio, che era eh, portato per le belle storie, la racconta in questo modo. Siccome Gianciotto eh, era occupato in quel momento lì, ha mandato il fratello praticamente a Ravenna ad accogliere la sposa. Paolo era bello, era un bel tipo, Dante aveva avuto occasione di conoscerlo da, quando era giovane a, a Firenze perché era stato capitano del popolo e il fratello, purtroppo, invece, il marito vero era insomma sciancato, le aveva un po' tutte. Eh, però Francesca, per molti anni, è stata una fedele moglie e insomma ha fatto quello che doveva fare e poi il fatto vuole che a un certo punto e poi sentiremo come quell'amore che agitava i cuori di entrambi anche Paolo era sposato aveva figli quindi insomma è chiaramente una cosa adulterina e forse qualcuno ha informato il marito che il fratello di lui girava intorno alla moglie, insomma una volta invece di partire come aveva detto si è nascosto dietro il solito arazzo, il solito eh, paravento e al momento eh, clou è sbucato fuori con la spada. E quindi sentiamo così. così è e questo fatto è capitato nel castello di Gradara. Se vi capita di scendere sull'autostrada che va verso Ancona, lo vedete questo castello dopo Riccione che domina dall'alto. Gradara era una, un castello dei malatesta: c'era una corte raffinata, c'era una biblioteca e infatti i due stavano leggendo la storia di Lancillotto. Ma sentiamo come la racconta Francesca. Al tempo dei dolci e sospiri, a che e come concedetti amore che conosceste i, dubbio i dubbiosi desiri? Ed ella a me, una frase bellissima, un verso bellissimo. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Cioè non c'è un dolore più grande che ricordarsi della felicità quando si è nella disgrazia. E ciò sa il tuo dottore, lo sa anche Virgilio questo, ma se a conoscere la prima radice del nostro amor tu hai così tanto affetto, io farò come colui che piange e dice. Ma se tu hai veramente desiderio di sapere come è nato il mio amore, allora io farò come quelle persone che piangono e parlano nello stesso tempo. Leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Quindi leggevamo la storia di Lancillotto, ecco di nuovo la letteratura nordica che fa capolino: come amor lo strinse, come l'amore lo prese. Soli eravamo e senza alcun sospetto, eravamo soli e senza alcun presentimento di ciò che poi sarebbe potuto accadere per più fiate. Gli occhi ci sospinse quella lettura. Tante volte, leggendo, noi ci siamo guardati l'un l'altro per leggere negli occhi dell'altro ciò che pensavamo anche noi. E scolorocci il viso e impallidimmo. Ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fio diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, Galeotto era lo scudiero di Lancelotto che aveva messo Ginevra, moglie di Re Artù, al corrente di quell'amore e anche fra Lancillotto e Ginevra, scoppia l'amore e loro rimangono sullo sfondo mentre Paolo ormai non ce la fa più a star fermo, ormai eh, è arrossito, è impallidito. Ha letto negli occhi di Francesca quello che sperava di leggere e la bacia tutto tremante, con emozione, con desiderio. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? quel giorno più non vi leggemmo avanti, cioè quel giorno la passione ha superato chiaramente il desiderio della lettura. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva, sì che di pietade io venni men, così come io morisse e caddi, come corpo morto cade. E mentre Francesca mi ha raccontato tutto questo, Paolo se ne stava lì accanto a piangere. E a questo punto la commozione è stata così forte che mi sono sentito male e ho perso i sensi cadendo come fa una cosa senza vita. E caddi come corpo morto, cade. Ecco. Aggiungerei che Francesca è probabilmente la prima donna vera, concreta, autentica della giovane letteratura italiana. Anche nelle liriche dei Trovatori, dei Maestri di Dante, dei suoi, dei suoi amici del Dolce Stil Nuovo, eh, da Guido Cavalcanti a Guido Guinizelli, a quel. Guido d'Arezzo, il cui nome nessuno ricorda, invece è colui che ha inventato il pentagramma, se possiamo leggere le note con la giusta tonalità è grazie a questo Guido d'Arezzo. E anche lui era, era un poeta, insomma. Quindi dicevo, anche nelle poesie di queste, di queste persone c'erano delle donne sempre bellissime, sempre soavi, sempre angeliche, ma appunto erano figure femminili appartenenti più all'idea che alla realtà, quasi trasfigurate, quasi incorpore. Invece Francesca è appassionata, è viva, è palpitante, ancora ricorda fremente il momento in cui l'amore si rivela e il momento in cui è stata privata di quel bel corpo che rimpiange. Ancora ricorda quel bacio fatale, quel bacio che eh, praticamente affida al suo destino una donna del 200. Lei diventa padrona del suo futuro, del suo destino, anche se è un destino tragico. E quel bacio ispirò poi una serie infinita di altri grandi artisti. Ricordo soltanto. Eh, Foscolo, D'Annunzio, Tchaikovsky, Liszt, Rachmaninov, che hanno dedicato pagine sinfoniche a questo bacio, fino a Rodin, il quale nelle due opere che ha dedicato all'argomento, una in bronzo e una in marmo, ha riflesso anche un tratto autobiografico, una specie di diario intimo che esplicita il suo amore devastante per la giovane allieva Camille Claudel. L'altra riflessione, e finisco, riguarda lo svenimento, molti si sono chiesti ma perché Dante sviene? Molti critici hanno detto ma è un espediente letterario di Dante per passare al canto seguente senza, senza tribolazione, mi sembra un po', un po', un po cinica come… Come riflessione, la critica romantica ha visto nella commozione di Dante quali un rimprovero a una giustizia divina eccessiva, sproporzionata: un castigo così davanti a pochi attimi di felicità sembra francamente un po' eccessivo, però Dante aveva troppo rispetto per la giustizia divina che considera giusta anche quando è imperscrutabile. E poi dice Dante, c'è il libero arbitrio, non sono le stelle a forgiare i destini degli uomini, sono le loro azioni. E allora un'altra ipotesi è che davanti allo spettacolo delle conseguenze drammatiche causate del peccato Dante stesso ha una riflessione personale dice ma loro ho sbagliato tutto anch'io anch'io e i miei amici del dolce stil Nuovo abbiamo sempre considerato l'amore come una cosa trascendente alla quale non si può dire di no nel nome dell'amore tutto è consentito tutto è perdonato al di là del bene e del male come avrebbe poi detto Nietzsche per cui ha questa riflessione che lo porta alla convinzione invece che la passione se non è tenuta a freno dalla ragione può portare l'uomo ad essere schiavo, a essere inebetito e addirittura alla dannazione. Ma forse Dante sta male anche perché sente che per quei due poveri amanti sfortunati non può fare assolutamente niente se non raccontare la loro storia. La storia di un amore così grande che supera anche la morte. E così i due amanti, sempre giovani, sempre belli, sempre innamorati e teneramente uniti, sono affidati, grazie alla sua poesia straordinaria, all'immortalità. Ecco, adesso ridarei la parola a Dante e poi la finisco qua. Magari facciamo un pezzetto di canto, facciamo la parte, la, la seconda metà. E Semiramis, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne le terre che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi Cleopatras, lussuriosa, Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vedi Paris, Tristano e più di mille ombre mostrommi e indicommi a dito Camor di nostra vita di partille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito, Nomar, le donne antiche e i cavalieri, pietà mi vinse e fui quasi smarrito. Incominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia al, mo, sia al vento esser leggeri. Ed egli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu a li priega per quell'amor che i mena ed ei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o oh anime affannate, venite a noi parlarsi, altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, venion per l'aere dal voler portate, cotali uscir schiero vedido, venendo a noi per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O oh, animale grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udir e che parlar ti piace, noi udiremo e parleremo a voi. Fin quando il vento, come fa, si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina, ove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora m'offende. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a una morte. Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quando io ascoltai quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso che il dottor disse che pense. Quando risposi cominciai. O oh, lasso, quanti dolci pensier, quanto disio meno costoro al doloroso passo. Poscia, rivolto a loro, parla io. Francesca. I tuoi martiri a lacrimarmi fanno triste e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come Concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri, ed ella me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai tanto affetto, io farò come colui che piange e dice. Leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sicché sì di pietade io venni men, così come io morisse e caddi come corpo morto. Cade. Vi ringrazio per l'attenzione.